presentare la vostra lista. Che valore hanno queste elezioni amministrative, oltre a quelle europee, per la Lega? Fondamentale, è importante continuare a governare bene, dove si sta governando bene, nonostante il massacro dello Stato centrale, di un'Europa che affama i comuni e le regioni. Pavia è un esempio di buon governo, è una città viva, è una città che guarda avanti, è una città che cerca di dare lavoro, di offrire cultura, e quindi contiamo che il centro-destra continui a ben gestire Pavia con sempre più Lega, perché soprattutto in giornate in cui a Roma cancellano il reato di immigrazione clandestina c'è bisogno di leghisti che aiutino e difendano i territori. L'alleanza con Forza Italia, che a Pavia è stata confermata, può essere un modello anche da perseguire, diciamo, a livello nazionale? Visti i tempi immagino di no, perché funziona a Pavia, funziona in Regione Lombardia, dove Maroni sta mantenendo gli impegni e le promesse fatte con i cittadini lombardi. A livello nazionale siamo su due sponde opposte, ripeto, Forza Italia non muove un dito quando viene cancellato il reato di immigrazione clandestina. La battaglia contro l'euro, che è una moneta sbagliata e senza senso, è della Lega, ma non è di Forza Italia. E quindi sulle tematiche fondamentali, la legge Fornero, che noi stiamo cercando di cancellare chiedendo ai pavesi di venire a firmare i nostri referendum, fu votata anche da Forza Italia. Quindi mentre a livello locale e regionale si lavora bene insieme, a livello nazionale la Lega è sola contro tutti. Ma sulla battaglia contro l'euro anche il Movimento 5 Stelle è un po' sulle vostre posizioni? No, in mezzo al fiume. Né Grillo né Casaleggio hanno la forza, il coraggio di dire via dall'euro, fuori dall'euro, che è una moneta criminale, una gabbia di matti. La Lega questa forza ce l'ha, e stando alla risposta popolare, ai sondaggi, alle sale piene che riempiamo quando parliamo di un'altra Europa senza euro, abbiamo ragione noi a tirare dritti fino in fondo con coraggio. Il Movimento 5 Stelle purtroppo questo coraggio non ce l'ha. Oggi Buonanno ha esposto una spigola in Parlamento, è stato espulso. Era solo uno scherzo del 1° aprile o qualcosa di più? Il Parlamento ha fatto un pessimo scherzo agli italiani e ai pavesi cancellando il reato di immigrazione clandestina. Quindi uno può discettare del buon gusto o meno di proteste clamorose, però io preferisco sventolare un pesce in aula per denunciare agli italiani che faremo quella fine, faremo la fine dei tonni invasi in casa nostra. Magari si potrà dire che la Lega è ruspante, fa casino, però io preferisco denunciare agli italiani il rischio enorme che il Parlamento ci fa correre. Renzi rischia con la cancellazione del Senato che vuole, oppure la modifica del Senato che vuole proporre? Ma Renzi fa le cose a metà, cancella un pezzo di Senato ma poi prevede che Napolitano prenomini 21 senatori, cioè, ma stiamo tornando all'antica Roma dove si nominavano i cavalli in Senato, quindi non si capisce perché il Presidente della Repubblica debba nominare 21 senatori. O il Senato serve o non serve, se non serve lo cancelli, se serve gli dai dei poteri reali. Il reato che viene tolto, che cosa farà la Lega se davvero succederà? Stiamo facendo battaglia, se va male la battaglia in Parlamento, dove purtroppo siamo soli contro tutti sostanzialmente, stiamo raccogliendo le firme per 5 referendum, in un weekend 100.000 firme per cancellare la legge Fornero e la legge Merlin, aggiungiamo un sesto referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina che c'è in Francia, in Germania, nel Regno Unito, in Spagna, non si capisce perché tutta Europa difenda i propri confini, l'Italia invece debba calare le braghe. Per quanto riguarda l'abolizione della legge Merlin, in tanti si stanno schierando a favore della richiesta della Lega. Sì, avremo delle sorprese, saranno anche personaggi politici di destra, di sinistra, di sopra e di sotto che aderiranno a questo referendum, si può firmare in tutti i comuni italiani. Se arriviamo a 500.000 firme diamo la possibilità agli italiani di guardare avanti e avvicinarsi da questo punto di vista all'Europa, che non mette la testa sotto la sabbia. La prostituzione è regolamentata, controllata e tassata in Germania, in Austria, in Svizzera, in Olanda. In Italia facciamo finta di niente, a me non piace far finta di niente. Ultima battuta, siamo a Pavia, qua si sta per presentare la nuova squadra, la squadra giovane, squadra nuova, per il segno della nuova Lega. Nuova Lega e vecchia Lega, è la Lega che non rinnega i valori, le battaglie, i simboli. Noi a differenza di altri non ci vergogniamo di niente, certo facciamo tesoro degli errori commessi e vediamo di non ricommetterli, però il nome è il nostro, il simbolo è il nostro, le idee di federalismo, di indipendenza, di libertà sono le nostre, la buona amministrazione è la nostra. Noi governiamo circa 500 comuni al nord, Pavia è uno di questi modelli dove conto che il centrodestra continuerà ad avere il consenso dei cittadini, penso fin dal primo turno, perché la sinistra
è poco e niente. Mi interessa che ci sia tanta Lega, che i pavesi rieleggano sindaco Cattaneo, che è un bravo sindaco, però con tanta Lega in consiglio comunale, perché a volte anche gli alleati di Forza Italia hanno bisogno di essere richiamati all'ordine, quindi la Lega serve a questo.